Signore e signori, ultimo anno di applicazione per gli studi di settore. Dopo 20 anni di storia, quest'anno gli studi di settore vanno in pensione. Ed allora, per l'ultima volta, chiediamoci, ma dobbiamo davvero adeguarci agli studi di settore? O possiamo anche lasciare non congrua la nostra dichiarazione dei redditi? Che rischi corriamo? Come noto, gli studi di settore sono uno strumento che in sede di dichiarazione dei redditi forniscono sulla base del nostro settore specifico di attività e sulla base dei nostri costi una stima di quelli che dovrebbero essere in media i nostri ricavi. Se noi abbiamo ricavi inferiori a questa soglia non siamo congrui. Ed in dichiarazione possiamo, se vogliamo, adeguarci al valore degli studi di settore, cioè pagare più imposte per essere coperti e stare tranquilli. Devo dire però che con il passare degli anni gli incentivi ad adeguarsi agli studi di settore sono diminuiti sempre di più. In primo luogo perché la giurisprudenza ha spiegato in maniera chiarissima che lo studio di settore non è uno strumento da solo sufficiente a giustificare un accertamento. Se quindi l'unico indizio a nostro carico è il fatto che non siamo congrui, questo non consente all'Agenzia delle Entrate di farci, per questa sola ragione, un accertamento. Il punto quindi qui è questo. Se lasciamo che si accenda questo campanello d'allarme, perché lo studio di settore non congruo è senza dubbio un campanello d'allarme, nel caso di una verifica che dovessimo subire, abbiamo degli altri elementi che potrebbero venire fuori, che ci potrebbero mettere in difficoltà? Ed allora, se vogliamo risparmiarci questo rischio, allora potremo adeguarci agli studi di settore. Ma se questa paura non ce l'abbiamo e non abbiamo niente da nascondere, allora l'adeguamento agli studi di settore può essere evitato. Tanto più in quest'anno che è l'ultimo anno di applicazione dello studio di settore. È difficile che una volta che uno strumento venga abbandonato, venga poi utilizzato massivamente per effettuare nuovi accertamenti. Non siamo dunque troppo spaventati dalla non congruità, valutiamo con accortezza le singole situazioni.